Ciao a tutti amici degli Avariati, sono qui all'esterno dello Stadio Olimpico, il derby Lazio-Roma è finito da pochi minuti, mio malgrado ha strameritato la vittoria la Lazio, un secco 3-0, un risultato forse leggermente largo visto l'andamento della partita. La Roma tra la mezz'ora del primo tempo e il rigore di Immobile aveva comunque spinto abbastanza, aveva preso campo, era riuscito a mettere in forte difficoltà la Lazio, ha avuto una grandissima occasione per fare l'1-1, tanti calci d'angolo, tanti cross ribattuti, non è riuscita a concretizzare questa superiorità in campo per quel lasso di tempo e la Lazio poi ha dilagato, ha meritatamente portato a casa il risultato, 3 punti strameritati per la Lazio, una Lazio molto più in forma della Roma. E una Roma che schierava in difesa dei giocatori che a certi livelli, diciamolo, non sono proponibili, perché il Fazio di questi mesi non è un difensore, non è un giocatore di calcio. Purtroppo ha la brillantezza e lo smalto e la verve dell'anno scorso, sembra averla persa. Juan Jesus è il solito mediocre difensore, onesto ma non adatto a certi livelli. Una Roma che senza Manolas perde almeno il 60-70% della sua solidità difensiva e Florenzi da qualche mese a questa parte anche lui sembra un fantasma, viene sorpassato da tutte le parti, non riesce mai a chiudere, sempre fuori posizione, indietreggia sempre quando viene puntato fino a far entrare gli avversari in area di rigore, lo stesso Fazio e Juan Jesus, lo stesso i centrocampisti della Roma. Una Roma che non c'è stata, ha approcciato malissimo a questo derby, la Lazio ha iniziato molto meglio, ha meritato il vantaggio, e una Roma che è cresciuta leggermente solamente dopo lo svantaggio e ci ha messo molto per entrare in partita, troppo, e a questi livelli non te lo puoi permettere. La Lazio, lo ripetiamo, ha strameritato la vittoria, un 3-0 secco che non lascia scusanti per la Roma, non lascia interpretazioni, nulla. La Roma magari meritava il pareggio in quel periodo di tempo in cui stava giocando molto meglio, ma la partita dura 90 minuti e gli errori individuali dei difensori sono evidenti. Fazio e Juan Jesus hanno offerto una prova veramente indecente per stare a certi livelli. Davanti gli attaccanti della Roma non hanno inciso, Dzeko non è riuscito a trovare palloni giocabili, solo un bel tiro parato da stracoscia. Zaniolo è stato il migliore della Roma, il migliore davanti, ha provato a fare tantissime cose, qualche volta ha sbagliato la scelta finale, però ottima partita, primo derby, possiamo dire che ha giocato veramente veramente bene. Sharawi un po' sottotono, Perotti quando è entrato non ha inciso, Kolarov nervoso nel finale si è fatto espellere. Una Roma che non approccia bene né a questo derby né alla partita di Oporto, perché comunque la Roma fra pochi giorni ha una partita importantissima in Portogallo, e non sono queste le premesse giuste per andare a fare i risultati, andare a prendersi questa qualificazione in Portogallo. Una corsa al quarto posto quindi che si stravolge nuovamente, perché ora vediamo il Milan terzo, una Lazio, l'Inter quarta, Roma a 3 punti dall'Inter e una Lazio che ora è a 3 punti dalla Roma ma con una partita in meno. Quindi una lotta Champions veramente bella, mio malgrado oggi, visto che perdiamo questo derby dopo un po' di tempo, è un po' che la Roma non perdeva il derby, succede, ogni tanto ricapita, non ne facciamo un dramma, quindi la Roma deve assolutamente cambiare rotta nella partita di Oporto e niente, vediamo domani sera come va Napoli-Juventus, il match clou di questo turno di campionato. Rimanete aggiornati su tutti i nostri video, quindi iscrivetevi al canale YouTube, fateci sapere cosa ne pensate, mi raccomando seguite sempre i nostri video su Fantacalcio e Pronostici, lo studio per la vittoria, e niente ragazzi, dallo Stadio Olimpico è tutto, vi saluto con affetto, Lazio-Roma 3-0, la Lazio ha strameritato il derby, una Roma molto sottotono, un derby non va giocato così e a certi livelli, ripeto, non ci si può presentare con dei difensori del genere, veramente non è possibile, perché nel complesso la Roma non ha neanche fatto malissimo a livello di squadra, ma purtroppo errori di posizionamento, errori tecnici veramente grossolani, una lentezza veramente disarmante che non è accettabile a certi livelli, hanno dato alla Lazio,
che si è presa meritatamente tantissime occasioni ed è stata brava a sfruttarle. E ripetiamo, la Lazio ha strameritato di vincere questo derby. Dallo Stadio Olimpico è tutto, amici avariati, un saluto e seguite tutti i nostri video, fateci sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al nostro canale Telegram, da lunedì solamente sul canale Telegram il raddoppio del giorno, pronostici, quota intorno al 2, non esageriamo, cominciamo così, seguiteci in tanti, a presto ragazzi, dallo Stadio Olimpico vi salutiamo, ciao a tutti dagli avariati.